Pomeriggio di festa a Castellaro per i 95 anni di Angelina, insieme a lei la sorella Antonietta, che presto ne compierà 93, quindi potremmo dire che è una doppia festa che attira tanta gente del paese, tanti amici, molti amici e anche parecchi parenti fra figli e nipoti che si stringono intorno a queste due giovanotte ancora lucide in gamba, che sono molto legate chiaramente al loro paese d'origine, al paese che l'ha viste crescere fin da bambine e nel quale hanno anche lavorato e faticato per portare avanti una famiglia che oggi comunque continua a portare avanti anche le tradizioni, il legame con questo territorio, e lo si vede dalla festa che c'è qui già alle nostre spalle, appunto, come vi dicevo, con tanti amici e parenti che si stringono intorno alla festeggiata principale che è Angelina, perché oggi sono le sue 95 candeline, ma anche per Antonio, perché anche 93 è sicuramente un bel traguardo che fa invidia a molti. Angela e Antonietta, Angelina che festeggia oggi 95 anni, Antonietta 93, e beh, è un bel traguardo, direi, no? Li compio venerdì. Ah, quindi siamo un po' in anticipo. Lei è venerdì scorso, io 8 giorni c'è, e 2 anni. Lei 2 anni e 8 giorni. 5 e io 93. Due sorelle qui a Castellaro, c'è un po' il paese in festa oggi. Beh, forse sì, ciao, ciao. Tanti amici, tanti parenti. Angelina, una bella festa allora oggi. Grazie, grazie. Beh, siete contenti, immagino, di ritrovare anche un po' di parenti, di amici. Certo, amici ne abbiamo tanti. Tanti amici, Amici tanti. Amici tanti, anche tanti parenti, direi. Parenti un po' meno. Allora, come l'avete vissuti questi oltre 90 anni, mettiamola così? Lavorando, sì. Facciamo fight, siamo sempre travagliato. Sempre lavoro. Sempre lavoro. Io ho fatto 50 anni nel bar. E adesso ho preso la... Quindi ha contatto con la gente, insomma. Ho preso la medaglia, mi hanno fatto la festa, Imperia. Adesso c'è mia figlia. E quindi si trasmette... Non ci sta 50 anni. Dice di no. Non si stancano troppo. Noi avevamo più pazienza, cercavamo di andare avanti. E Angelina? E Angelina si è fatta la signora, perché suo marito era in banca, aveva un buon mese, e se la passava bene, stavano a Savona. Quando è andata in pensione sono venuti a stare qua. Quindi un ritorno a Castellaro. Ritorno al paese. Qui a Castellaro, quindi, insomma, Angelina, c'è il cuore, è così? Certo. Sì, abbiamo le terre, abbiamo tutto qui. Non abbiamo altri, noi. Complimenti allora. Grazie tanto. Grazie. Complimenti e auguri naturalmente. Grazie, grazie, molto gentile. Federica e Matteo sono nipoti e quindi devono raccogliere il testimone di generazioni che sono generazioni toste, Federica. Assolutamente, assolutamente. È una gioia immensa festeggiare appunto 95 anni della nonna. Mi ritengo fortunata, 27 anni, avere ancora una nonna. Indubbiamente è un bel traguardo per loro, però è bello quello che dice Federica, anche per voi poter contare sulla nonna. Certo, la nonna ormai è il punto fermo della famiglia e, come ha detto mia sorella, è difficile trovare persone che abbiano ancora i nonni in vita. È anche una bella esperienza che si può raccogliere, quella di vite passate, magari anche con difficoltà maggiori di oggi. Sì. È vero. Quante volte magari la nonna ci racconta cosa ha passato, cosa hanno passato, ed è bello fare appunto un confronto con la vita di ora, e ci riteniamo anche fortunati con quello che hanno passato loro. Comunque lei... Forse riusciamo a renderci un po' più conto di quello che abbiamo oggi, e loro non si sognavano neanche. Assolutamente, però c'è da dire che i valori erano più fermi all'epoca, ora forse si sono un attimo persi.
E a questo punto non ci resta che lasciare Castellaro facendo tanti tanti auguri, prima di tutto a Angelina chiaramente per i suoi 95 anni, ma perché no anche alla sorella Antonietta con i suoi 93, un bel traguardo come dicevamo prima, una bella festa per loro, e l'augurio e la speranza anche da parte di tutto lo staff di Imperia TV di festeggiare tanti tanti altri compleanni qui a Castellaro. Tanti auguri a te, tanti auguri.